Sabato 4 novembre, presso la Galleria dell'Urban Center, per l'iniziativa organizzata dal Comitato Croce Rossa di Rivarolo Canavese, in collaborazione con il Centro di Formazione Comitati del Basso Canavese, erano presenti circa una cinquantina di volontari della Croce Rossa. Il Centro di Formazione Comitati del Basso Canavese, nato da non molto tempo, è dotato di tutte le attrezzature e i mezzi necessari per organizzare i corsi ed è composto dai comitati di Rivarolo Canavese, Quarnier, San Francesco al Campo e Lanzo. Il pomeriggio consisteva in una dimostrazione training di formazione circa le manovre salvavita per adulti e bambini e utilizzo del defibrillatore semiautomatico, con la presenza di istruttori accreditati della Regione Piemonte. È stato inoltre spiegato il funzionamento del numero unico 112 recentemente introdotto, un modo per approcciare le persone ai corsi di formazione organizzati dal centro. Intanto il gruppo giovani del comitato di Rivarolo intratteneva i bambini con i truccabimbi e l'animazione, avvicinando anche un'utenza più giovanile. Il centro di formazione organizza corsi BLSD della durata di 4 ore, al termine del quale viene rilasciato un attestato regionale di abilitazione all'uso del defibrillatore, rivolto alla popolazione o alla società sportive, oppure qualsiasi associazione o ente che ne faccia richiesta. Inoltre effettua anche corsi di aggiornamento obbligatori ogni 2 anni, anche se l'abilitazione è stata ottenuta altrove.